Ho scoperto di avere una sindrome, la sindrome di Rokitansky-Kuster-Hauser, all'età di 17 anni. Questa sindrome praticamente consiste nel non avere l'utero, quindi di non poter avere figli. E ho vissuto questa cosa un po' così fino alla scoperta di poter avere una possibilità. E la possibilità di fare il trapianto. Un giorno ho scoperto che finalmente questo fare il trapianto era possibile, ed era possibile proprio qui nella mia Sicilia. La collaborazione con l'ospedale del Cannizzaro e del Policlinico. Ci sono stati vari step fino ad arrivare ad essere una candidata ed essere messa in lista. Abbiamo fatto un lungo percorso insieme al Centro Nazionale Trapianti, insieme al Centro Regionale Trapianti, che ha portato nel 2018 ad ottenere l'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità come centro pilota e centro di riferimento del protocollo sperimentale per il trapianto d'utero insieme al nostro centro catanese di trapianti del Policlinico diretto dal professor Verù, con il quale c'è una grande collaborazione e condivisione di intenti e adesso anche di risultato. Che per la prima volta nel mondo dei trapianti queste procedure non vengono effettuate per migliorare la qualità della vita di una persona, ma oppure nella stragrande maggioranza dei casi per salvare la vita di una persona, ma è solo uno step, un passaggio che permetterà in un futuro alla paziente che riceve l'organo di poter effettuare una gravidanza e quindi avere la possibilità di avere un proprio figlio. Il 21 di agosto è arrivata la chiamata dal Centro Regionale Trapianti che c'era una paziente, una donatrice a Firenze, per cui è partita la macchina organizzativa del Centro Nazionale Trapianti, che direi che è perfetta, che ha permesso di partire insieme al professor Verù per effettuare l'espianto a Firenze, quindi chirurgicamente un intervento chirurgico che si esegue a quattro mani da parte dei ginecologi che devono espiantare nella forma più corretta l'utero con tutte le sue connessioni e da parte dei chirurghi vascolari che devono espiantare i vasi per poi poter fare l'anastomosi vascolare. Per quanto riguarda l'utero, invece, la vascolarizzazione è molto variabile, non esiste un'arteria e una vena, ma esistono tutta una serie di piccoli vasi ed è molto difficile riuscire a trovare, come dire, rimettere insieme questa vascolarizzazione per permettere un normale afflusso di sangue, ma ancora più difficile è la standardizzazione dello scarico venoso. Devo dire che il risultato va ben oltre le nostre aspettative perché sin dall'inizio si è vista una corretta perfusione di quest'organo, che noi possiamo fare un ottimo trapianto, ma se l'organo non viene accettato, tra virgolette, dalla ricevente, non viene instaurata un'opportuna terapia immunosoppressiva che protegge la paziente dal rigetto, tutto il lavoro che è stato fatto viene perduto. Può considerarsi un evento storico per l'Italia e per la sanità italiana tutta e in Sicilia in maniera particolare. Oggi sono qui, sono felice, tutto sembra andare bene e quindi ringrazio soprattutto i medici, tutta l'equipe che ha effettuato e dato vita e speranza a questo nuovo passo. E che questo sogno adesso non è più un sogno, ma realtà.